applauso per Natalina. E infine per Porto dei Missore, Antonella Trapani. Un applauso per Antonella. A questo punto, dopo questa gara, abbiamo questo parziale di classifica. Porta De Missore 14 punti, quarto posto. Porta De Suso 16 punti, terzo posto. Porta Nova 18 punti, secondo posto. E il primo posto Porta Sant'Angelo con 22 punti. No, vabbè, non so fare preparativo, non è che... Allora, se vengono le ragazze, se vengono le bambine, provvediamo alla scelta delle corsie. Partendo da questa corsia qui, sulla mia sinistra, per terminare all'ultima corsia sulla mia destra. Quindi, prima corsia è assegnata alla squadra... Dai, Chiara. Quindi Porta Missoria, la corsia numero 1, questa qui dalla mia sinistra. Quindi Antonella qui. A seguire. Porta De Suso. Quindi Porta De Suso. Continuiamo con... Porta Sant'Angelo. Quindi Porta Sant'Angelo in corsia 3 e in quarta corsia Porta Nova. Mossieri, Mossieri, Stefano, i quattro tavoli mancano, no? Mossieri il tavolo, ecco il quarto tavolo sta arrivando. Bravo Davide. Un applauso ai nostri Mossieri, ragazzi, dai, un applauso a questi Mossieri che sono bravissimi, che ci consentono di gareggiare in tranquillità con il loro impegno. Metri. E Mossieri, i tavoli vanno messi 2 metri da come da regolamento, 2 metri dopo la linea. Dalla linea inizia il percorso che deve praticamente effettuare la signora, togliersi il concone dalla testa e poggiarlo sul tavolo. Mi raccomando, non lanciarlo, perché chi lo lancia viene squalificata, quindi bisogna prendere il concone e poggiarlo sul tavolo. Al capitano delle squadre, i capitani delle squadre invito a venire dietro il palco a prendere il concone. Solo chi sta fuori fa capire il senso del paese, non tu. Allora voglio leggervi per chiarezza
il regolamento della gara del Concone. La gara consiste nel partire dal punto A del campo fino al lato B, quindi da una parte e dall'altra, girare intorno ad un ostacolo che viene messo un contradaiolo, quindi un mostiere, e tornare indietro prima dall'avversario. Il percorso sarà A, B, tornare indietro verso A. La contradaiola deve poggiare il concone su un apposito tavolo. L'operazione può iniziare dopo aver oltrepassato la striscia posta 2 metri prima del suddetto tavolo. Vince chi poggia per primo il concone sul tavolo senza capovolgerlo oppure scaramentarlo. Quindi, giustamente, se i tavoli stanno di là, si parte da lì, si parte dal tavolo, si arriva qui, si gira intorno ad un mostiere, si ritorna sul tavolo. Mi raccomando, le signore non possono toccare assolutamente con le mani il concone se non dopo la striscia bianca vicino al tavolo. Quindi è chiaro per tutte? Quindi il concone può essere toccato soltanto dopo la striscia bianca. Ma ora fanno il giro, al centro, perché bisogna sorteggiare anche il concone, quindi i 4 conconi qui al centro. Già è stato fatto, già è stato sorteggiato. La confia noi un po' a chi tocca a chi si e con conti unisi i personali. Ma non sa che cosa ti spiego. E allora io la paura non va a spaccare. C'hanno quello personale, sicuramente. Vabbè, aspetta, oh. E uno sono a tolto, sta scritto in cima il regolamento, sta scritto in cima il regolamento, allora dal regolamento non è previsto, per cortesia gli estranei al gioco, signora, per cortesia. Allora poi iniziamo, andiamo, ci accede, vatti via, dai, se voi reputate aspettiamoci due via via da torre, allora aspettiamo, mo avviso, mettiamo gli altri capitani, per voi va bene, per voi altri capitani va bene, se volete cambiarlo potete fare pure voi. Allora c'è qualcuno che ha posto un'obiezione, se è possibile che ogni contradaiolo si porta al proprio concone, per voi non ci sono nessun problema, quindi chi chi è che vuole andarsi a prendere il concone, 5 minuti di tempo se lo va a prendere. Aspettiamo un attimo, Pio ci fa 2 canzoni nel frattempo e quindi togliamo anche questo dubbio. Hai visto Pio? Un attimo di pazienza, senza nessuna cosa. L'acqua ce la mettiamo noi, quindi ce la mettiamo noi l'acqua. Pio, per cortesia ci fai 2 canzoni così. Scusa, la canzone numero 1 qual è? La numero 1 qual è? Questa è la numero 1. Ehi, Antonio, l'hai infuocato sto microfono. C'è dato fuoco, c'è dato. Remo,
Io ho tolto la batteria. Vieni dietro che cadete, bambine, dietro, dai, dietro che cadete.